Ragazzi, bentornati in un nuovo vlog. Andiamo. Dove andiamo? E poi dove andiamo? Non lo so, aspetta, Pio. Siamo un po' in villa, Devi stare dritto, mamma. Meglio, vediamo. Cari, qua dentro questo. Ah, questo è quello della maestra. E chi è la maestra? Di Jacopo, le cosine che deve comprare. Ah. Andiamo, via. Aspetta. Andiamo. Ciao, vieni. Ciao. Ciao. Andiamo a prendere la macchina. Bravo, andiamo a prendere la macchina al lavaggio e poi andiamo a fare una passeggiata. Fermo che qui passano le macchine. Cristian, però gentilmente non correre, guardate là, stanno scendendo il maiale, poverino. Poverino. Ma ce l'hai. Poverini, gli animaletti. Gli animaletti, quelli sono animaloni. Poverini però. Ti prendo l'orecchia. Poverini. Ma non tollerò quello che ha fatto. Vai così. Siamo ritornati dai cinesi, quelli grandi grandi a nocere inferiore. Quasi sono i cinesi. Vediamo se hanno messo qualcosa di... Di Natale no, magari di... come si chiama? Dell'autunno. Bravo, non mi veniva la parola. Guardate solamente l'entrata com'è gigante. Questo qua è bellino con le rose. Oppure questa. Vieni. Oh, le lanterne, come sono belline. Buonasera, salvato. Ma come l'ho fatto a vendere? Come sono belle queste lanterne. Come l'ho fatto? È tutto vuoto. Come l'ho fatto a comprare tutta questa? Giuseppe, vatti a mettere vicino al tronco, facciamo vedere quanto è gigante. Cristian, vatti a mettere vicino al tronco. L'albero è gigantesco. A buoni, a dietro tette. Niente, Jacopo vuole essere uno spirito libero, un animo libero. Ma non c'è neanche una panchina stasera, mamma, ci stanno tantissime persone. Jacopo, vedi che se ne va. Andale. Amore, questa rosa è per te. Madonna mia, grazie, amore mio. Stasera il mio maritino mi ha comprato una bella rosellina. Mamma, ciao. Stasera adesso il mio amore mi ha comprato una bella rosa. Adesso vi fanno vedere stasera che cosa hanno comprato tanto per cambiare. Comprano sempre e rompono sempre. Ecco, dobbiamo toglierci il vizio di comprare. Carina Rosellina mia, com'è carina. Ora mettiamo qua. Aspetta. Oh, avevo dato la pulsandina a Rami, se cavo. Vabbè, l'hai persa. Io, Meo. Invece Jacopo ha comprato le Meo. Che cos'è, la polizia? Mimo. No. Sì, è la polizia. No. Togliti, non c'entra. No, ci va solo quelle piccoline. Ammazza che sono. Ragazzi, noi abbiamo mangiato la pizza qua a casa. Poi siamo scesi un attimo, siamo scesi, abbiamo fatto una passeggiatina.
appunto come avete visto la festa pomodoria. Però siamo stanchissimi, è bruttissimo mangiare a casa e poi scendere perché siamo stanchi. Mo vi faccio, soprattutto neanche stanchi, ma proprio con la pancia piena. Vi faccio vedere alla festa che cosa abbiamo comprato. Ok, non dovrei calciare più niente. Sì, un attimo il telefono e basta. Beh. Oppala. Miele. Ah, però non vi appoggio un attimo qua. Oh, almeno non vi tengo. Ma no, comunque abbiamo preso queste caramelline. Mieline, mini gelé, more e melograno con miele. Era uno stand di prodotti di Pestum e è l'agricoltura, apicoltura, okay. Mucciolo. Hanno anche, guardate com'è carina la bustina. E appunto c'è scritto la agricoltura cilentana. Volevo prendere la pappa reale per questo mangione qua, però non ce l'aveva, aveva il polline. Il polline, erano tutte palline particolari, avrei voluto assaggiarlo, però insomma non ce l'aveva come campione. No, perché ha detto per il bimbi è un po', insomma non è facile da mangiare, no? Si dovrebbe mettere nello yogurt, insomma vabbè, non l'abbiamo presa. Però ha detto è molto energetico, è meglio della pappa reale. Però siccome non ce l'aveva la pappa reale, perché si deve stare in frigo, abbiamo preso il miele di Sulla. Ma poi a che serve? Mi serve? Qua? Aspetta. Che serve a me? Il miele questo qua di Sulla e ci ha detto che è appunto energico. Ma poi a che mi serve a me? E questo qua è per così, per dare un po' di energia. E questo qua lo danno, che ha detto? Alle capre, alle mucche. Alle capre. Lo assaggiamo. Guardate. Prendi il cucchiaino, È buonissimo. È veramente buonissimo. Lo so, non si fa, però io le rifaccio. No, vabbè. No, no, aspetta, lo do io perché sennò troppo dopo mamma ti sgusta. Mamma. Vuoi pure tu un po' di miele? Tutto. Ma tieni pure la caramella, ma quante cose? Ti è pio? No, basta, Cristo, sennò di stomaco, l'hai mangiato pure là. L'hanno assaggiato pure al negozio, allo stand che aveva le cose per gli assaggi. Anche te prova male? Buono, però niente, questi sono stati i nostri acquisti. Poi c'era un altro, basta, poi c'era un altro stand, tieni, basta il caramello, vado a mangiare. Un altro stand che facevano i mini pancakes. Erano 10 mini pancakes così piccolini. Però vabbè, abbiamo preferito prendere cose comunque utili, perché ora viene l'inverno e questo è buonissimo nel latte, nella camomilla, nel tè, nelle tisane e anche così. Comunque ragazzi, ci vediamo tra pochissimo con un nuovo giorno. Ciao. Che c'è mamma? Che cosa hai trovato? Oh, grazie. Siamo in un altro giorno. Io ho già cucinato, sono mezzogiorno e mezza. Ho cucinato già tutto, dopo vi faccio vedere. Comunque ho fatto la salsa con un po' di ragù all'interno, non ce ne sta tantissimo, insomma mezzo chilo, però siccome la salsa è tanta non fa volume, no? E quindi ho fatto un po' di ragù, poi all'interno ci ho cotto anche la cotica, buonissimo, ho preso quattro cotenne, una per uno. E poi, perché viene mia mamma con il compagno, e poi per secondo ho fatto salsiccia e peperoni con le olive verdi all'interno e basta. Poi ho preso il melone, a mamma ho detto che doveva portare la crostata. Perché mi hai tolto la spina? E niente, insomma ho preso il melone, poi mia suocera mi diede della macedonia e questa, come ce l'ho, gli occhi? Non lo so. Comunque ragazzi, fa ancora caldo, io non lo so, boh, c'avevo il pantalone lungo, me lo so dovuta proprio togliere di disperazione. Qua si è rotta, siccome sto mese la colata non la farò, perché purtroppo ho altre spese più importanti che hanno la priorità. Le unghie non sono una priorità, quindi le lascio così e questo è il risultato. Questa qua già si è spezzata, perché questa qua è l'unica che non avevo la colata, che si era rotta,
e ieri si è spezzata e quindi è corta. Questa qua ora si sta cominciando ad alzare un po' pure questa. Vabbè, andrò il mese prossimo, insomma, vedremo un pochino come andrà il mese prossimo. Per sto mese abbiamo saltato purtroppo le unghie, però vi ripeto, vengono prima le altre priorità e poi le unghie, che alla fine è uno sfizio. E niente, qua c'è il robottino che sta mangiando la bananina. Hai finito di mangiare la banana? Cucù. Quanto sei bello. È mastica, eh? Il melone dopo. Ho comprato il melone, quello l'arancione. Ora lui l'ha visto e mi dice: oh no, vuole melone. Però dopo, quando viene anche non in Italia. Bella coscetta che c'hai. Vabbè, io mi passo un attimo l'aspirapolvere e poi mi vado a riposare in cucina. La tavola l'apparecchio dopo. Aspetto che sale anche mio marito, così mi dà una manina. E basta, ragazzi. Quindi mi passo la mia amichetta. Tu dove vai? No, nella mia camera no, che mi combina qualche guaio. Andiamo fuori a mammina. Oh, mi sta fresca di qua. Andiamo a mamma, dai. Andiamo fuori. Ciao ciao. Ah, guardate la statua che ho comprato nuova di Gesù. Non so se ve l'ho fatta già vedere, ma penso di no. Stamattina l'ho fatta benedire. E guardate qua com'è bella. Questa qua è la statua di Gesù, Sacro Cuore di Gesù. È veramente bellissima, l'ho voluta prendere con le mani aperte. Guardate qua anche le stimmate. No, 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 la pallina no, Gioia. Ok. E guardate qua com'è bellissima. Questa Madonna, ve l'ho detto già, è di Medjugorje. Questa qua è la rosa che mi ha comprato ieri Giuseppe in villa, che c'erano i filippini, insomma, che le vendono. No, la pallina no, Gesù si arrabbia. E comunque questa è, sotto c'è il calice. Che vuoi la pallina? Mettila là a posto. Dai, metti la pallina a posto. Vai, mettila qua. Ok, bravo. Ora mamma prende queste cose e le devo buttare. Ciao Cri, buongiorno. Nonno. Buongiorno. Papà gli ha comprato una bella cosa. Cosa ti ha comprato papà? GTA 5. Evviva. E dopo, no, non mettere però le mani qua davanti. Dopo papà te la mette nella Xbox. Sì, andiamo fuori, facciamo passare aspirapolvere, sennò qua non accocchiamo niente. Cosa c'è che mi sono... Mettila, mettila. Io giro qua la pasta. Ora riesce tutto a fuori. Allora, c'è la pasta questa qua, che si chiama i broccoli. Poi qua c'è la salsa con braciola e carne macinata. No, a braciola si chiama la cotenna e la carne macinata. Tutto aperto, tutto aperto. E qua c'è il secondo, salsiccia, peperoni e olive. Nonna Italia che già sta mangiando i dolci che ha portato. Questa qua è buonissima, l'ho assaggiata ieri a casa sua ed è veramente buona buona. Poi si è mangiata già prima di portarla. Ciao amore. Rosso. Rosso Speranza. Questi pennetti. Ma dove devi andare? Vabbè, usava a tavola. Vabbè, usava a tavola. Salute. Ma fatti già, sì, andiamo, vedi cosa sta combinando. Cos'è? Non ce la faccio, tenga la bene la panza in un soldo, che non ce la facciamo. Ma tu devi usare le mani, non la panza. L'hai pigliato già. Fammi vedere. Ah, ma sei bello.
Oh, dobbiamo zozza. Scendere un po'. Sta mangiando tutta la granata, dobbiamo la scendere un po'. E comincia a scendere le scale. Ok. Ciao. Ciao. Buonasera. Ti sei svegliato? Jacopo, ti sei svegliato? Wow! Un po' di roba! Cosa è caduto? No, niente, un po' di cose. Allora, il piattino No, lasciali giochi, mo sciami, eh! Andiamo, via! Andiamo! Cosa stai facendo tu? Niente, sto preparando le cose di Jacopo. Ma perché le bavaglini? Mi sono dimenticata. No, quella è la tua iena, mi sono dimenticata di. Ma che stai riprendendo? Mi sono dimenticata di lavare il bavaglino a Jacopo. Non è sporco, però qua c'è un po' di macchiettine di pomodorine. Macchiettine di pomodorine. Ah boh, se no gli posso dare pure quell'altro. Questo qua però è buono perché si mette del cibo qua dentro. Ma va via papà, va? No, sei fermo. Giù. No, non devi più niente, vieni qua che ce ne andiamo, mamma gli va a fare la doccia. Giù. Giù. Vieni qua, via. Nina. Allora, ho cambiato situazione. Ho messo, beh, facciate così che è meglio. Scarpette da ginnastica, pantalone nero, sta magliettina così. Ho portato la giacchettina se per caso fa freddo. E là ci sono tutti i giochi di Jacopo. Guardate, allora, là ho messo tutte le macchinine e per terra c'è tutto il caos. E eccolo qua il mio pisello. E mio marito. Ma come ti sei permesso di metterla là? Come ti sei permesso? Oh mamma, dammi la giacchettina, me la sono persa un attimo. Dobbiamo andare a prendere pure Vincenzo, che io ho perso proprio il conto di quando se n'è andato. Grazie amore. Mi si è preso il sonno, voleva restare a casa. Abbiamo la festa qua e lui voleva restare a casa. Mamma mia. Amore, le trovo le gomme? Niente ragazzi, non le trovo. Hai problemi? Me l'ha mandato mio marito, mio compagno, mio amante, scusa. Andiamo, dai. Andiamo. Io. Tu, Cosa? Devo odorare le mani di papà. Perché? Cosa hanno le mani di papà? Puzzano. Aizda! Maron, che sta sporco. Vieni qua! No, già. Cioè, finalmente sei tornato. Che è sta roba? Ma è uno, madonna. Giuseppe, che ne si è fatti anche? Scusami un attimo, guarda qua. Milla, tutto bianco. Eccomo, pulizia. Mettele in dopo. Caccia la pulizia. Sulle mani!
piace, non mandate qui. Come mandate qui? Hola ragazzi, finalmente siamo tornati a casa. Sono mezzanotte e mezza. È finito il concerto? No, non era ancora terminato il concerto, tra virgolette. No, è comunque un concerto. È un concerto così. Il concerto è quando sta tutto lì. Mamma! Per me è un concerto quando vai, cioè, dentro a... Mamma! Capito, lo stadio. Sempre un concerto, Quindi si balla vita mi sei monella. La serata comunque era dedicata solo per lui come artista. Boh, certo. Però ragazzi, oh, mia, è stato molto stancante. Però devo dire la verità, pensavo di peggio, però ha fatto un bel spettacolo. E doveva ancora finire. Abbiamo sentito. No, vabbè, mica poco. 6 o 7. Che poi ha fatto. È stato molto. È il cantante non melodico di qua che esiste da tanti anni. Si chiama Alessio, comunque se cercate anche su YouTube, insomma, capite un po' le canzoni che fa. Sì, io non le conosco. Non è conosciuta, non è che. Vabbè, magari al nord, di solito il sud i cantanti neomelodici sono più conosciuti, molto. Al sud, al nord c'è qualcuno che li ascolta, ma c'è anche qualcuno che magari dice che è stacafonaggine. E quindi, insomma, sono gusti. E niente, comunque ha fatto varie canzoni, sia vecchie sia nuove. E niente, questo è. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo domani mattina con un nuovo giorno. Ciao. Ciao amore, saluto anche tu perché domani tra pochissimo tu non ci sarai, ma ci sarò solamente io. Ciao, ciao. Perché? Mamma, io. Giuseppe ancora non ha capito, mamma, che la tempistica di YouTube del montaggio di video ancora non ha capito. Ah, esatto, perché registro domani. Ciao, e ragazzi, tu non... ciao. Purtroppo non è ancora. Ciao. Siamo da un anno su YouTube, però lui non ci capisce niente, non è neanche entrato proprio nelle tempistiche di YouTube. Tutto a posto, comunque, ci vediamo tra pochissimo, ragazzi. Ciao. Bimbi, buongiorno, sveglia, su. Amore mio. Nina. Vogliamo fare la nina? Sì. Bracciolone. Bracciolone. Cioè, che disco hai messo dentro? Uno o due? Due. No, aspetta, c'è l'uno. Ah, è quello l'uno, ci deve stare. Sto cercando di. Mamma! Sto cercando di installare il gioco. Comunque sto cercando di installare il gioco GTA Bimbi qua sull'Xbox, ma boh, non so se ci riuscirò. Mi sono tolta ora dal computer, c'ho sonno, sono stanca. Siamo in un nuovo giorno, martedì 1 ottobre. Andiamo. Allora, Sando Carrellino, amen. Aspetta, andiamo. Ora. Noi partiamo per l'America. Di là. Allora ragazzi, mo sto andando via da mia nonna. È tardi, ho mangiato un attimo veloce. Devo andare a prendere i grandi a scuola e pure via. So già quasi 1:30 e per trovare là sopra un po' di parcheggio, ma è un casino. Io non ho niente. Amore, lascia stare la pasta, vieni qua, vieni. Mettiti sul divano, vieni a mamma, via. No, basta mangiare, eh. Basta. Oh. Yeah, metti sul divano, vieni a mammina, via, lasciala stare la pasta, la mangi stasera, eh. Vieni. No, e mangia. Ciao ragazzi. Ciao, stiamo mangiando i da scuola. Bravo. Stanno mangiando le pennette con il ragù. Che buono. E mangia tutto, dammi questa soddisfazione ogni tanto. Amore, ma sei sonno? Dormi a mamma. Niente ragazzi,
Non lo molla il cibo, non lo molla. Guarda, non ce la fa più. Tu non ce la fai, perché non fai la ninna? Nel frattempo stanno vedendo, come al solito e come potrete udire, Lion. Laionio, Maccaronios. Guarda, Jacopo. Ma nonno, quanto sei caro. Vuoi la macchinina? Vieni, mamma te la dà. Vieni. Stiamo andando un po' in villa, che mi ha chiamato mia zia. Andiamo un po' là, vediamo se i bimbi hanno dato la pasta ai gattini. Perché ormai invece di buttarla la do ai gattini. L'avete portata la pasta ai gattini? Sì, ok. Fammi vedere la pasta. No, ok, andiamo. Che cosa? È la prima volta che portiamo il cibo ai gattini. Bravo. Piano. Mamma. Che c'è? Dove vuoi andare? Ah, in braccio e via. Eccola. Jacopo è innamorato del trattore. Amore, stanno tagliando questi cosi di cemento che hanno messo alla festa. E Jacopo è innamorato. Amore, che cos'è il trattore a mamma? Ti piace? Il trattorino, quello è il camion. Vedi, c'è anche il camion, vedi. Sono le 23 inoltrate e ancora non siamo tornati a casa. E io tanto stanca. E amore, adorno. Stasera sto stanca. Vabbè.